Bisogna combattere anche contro dei pregiudizi, non solo quello che i social siano smanettare col telefonino. Io penso che, per esempio, in questa fase uno dei pregiudizi più grandi è proprio l'idea che l'addetto stampa, un'espressione che a mio parere da seppellire proprio nella mettere in un museo, perché è un'espressione che chiaramente relega le funzioni professionali a un ruolo che non esiste quasi più, l'addetto stampa serve ai ministeri, mentre magari non serve all'istruzione e alla sanità, fatto chiaramente contrario alla logica, perché se serve senza dubbio la figura comunicativa ai ministeri, a maggior ragione serve alle strutture, a strutture di prossimità con il cittadino, come le scuole, gli ospedali, le ASL, che hanno invece, anzi, un impatto su problemi, su questioni della vita ancora più importanti. Ognuno di noi può pensare, a proposito, noi parliamo in termini a volte anche formali, adeguare l'articolo 95 ai comparti, ma pensiamo, come per esempio genitori, che vuol dire una struttura scolastica che ha una struttura come comunicativa che gestisce i contatti con le famiglie, pensiamo come cambia il nostro stesso, la qualità del nostro rapporto con una scuola. Lo stesso vale per tutti i settori che riguardano la sanità. Quindi è proprio una rivoluzione mentale e concettuale che noi dobbiamo cercare di realizzare, che è forse un nemico invisibile, non meno potente di quello visibile a cui accennava Raffaele, che nasce poi alla fin fine dalle resistenze delle burocrazie sindacali e pubbliche. Adesso do la parola a Gabriella Iacomella, che è ricercatrice della School of International Governance dell'European University Institute, che ci parlerà di fake news. Cioè, entriamo nel merito, diciamo, di uno dei punti che pure abbiamo indicato nelle nostre frecce. Noi abbiamo ipotizzato dal lavoro dei nostri colleghi che le fake news siano già la struttura dell'informazione pubblica, dovendo essere sempre verificata e dovendo sempre avere un riscontro immediato che ti può smentire in 10 minuti, è in qualche forma un antidoto alla fake news che invece circola rapidamente. Però chiaramente non è un discorso che si esaurisce con questa affermazione, siamo interessatissimi a vedere la proposta di Gabriella. Sì, funziona, ecco. Grazie innanzitutto per l'invito al dottor Talamo, Alessandro Bellantoni. Insomma, per me è un onore essere qui oggi. Mi sento un po' una mosca bianca, nel senso che io non mi occupo di pubblica amministrazione, sono una giornalista. Questo funziona, sì. Ho lavorato per 10 anni al Corriere della Sera, adesso sono passata, diciamo, dall'altra parte della barricata, sono tornata a fare ricerca e mi occupo appunto di trovare possibili approcci e possibili soluzioni a questo problema delle fake news. Di fatto quello che affronteremo nel prossimo 10 minuti è un dibattito di cui probabilmente avete piene le tasche, come si dice in gergo, perché ormai va avanti da un paio d'anni, lo trovate nei salotti televisivi, lo troviamo nei comizi elettorali, spesso e volentieri. Il mio punto di vista, il punto di vista di una persona che lo studia, diciamo, dall'esterno, ponendosi in un'ottica esterna, mi ha portato a concludere che probabilmente non abbiamo ancora capito di che cosa stiamo parlando. Quindi con voi vorrei fare un percorso oggi per capire che cosa sono queste benedette fake news, di cui tutti crediamo di sapere qualcosa. Poi vi spiegherò anche perché io non scrivo mai fake news, ma metto gli asterischi. È diciamo una definizione che uso per comodità, ma che non mi piace, capiremo perché. Eventualmente capire cosa fare insieme e cosa potete fare voi nella vostra posizione, diciamo nel vostro ambito lavorativo, ma anche privato, per contrastarle. Che cosa sono le fake news? Sicuramente ne avete incontrate a bizzeffe sia nel vostro privato che nel vostro ambito lavorativo. Io ho messo un paio di esempi tipicamente italiani, andiamo dalla bufala ministeriale, come la chiamo io, quindi il famoso dibattito sull'ideologia, la presunta ideologia gender, introdotta nelle scuole, che ha portato, ha spinto giornalisti e addetti del ministero a fare enormi sforzi per tentare di smentirla, ma che è ancora in giro con tanto di petizioni online. Oppure abbiamo le bufale piccoline, come la famosa storiella sugli immigrati a cui veniva data la patente gratis e con 10 punti in più che agli italiani, e che continua a circolare imperterrita con tanto di citazione di articoli inesistenti del codice della strada, insomma.
Ci fanno ridere, sì, da dove arriva però questo dibattito? Perché da un lato sorridiamo, dall'altro sappiamo benissimo che è un problema con cui ci confrontiamo tutti i giorni. Questa grande parentesi, diciamo, di narrazione delle fake news risale al 2016. Vi ricorderete la Brexit, le elezioni americane, sono per così dire il fattore scatenante di questa. A un certo punto tutto il mondo si accorge che esistono le bufale, le fake news. Ci sono due termini che emergono in particolare. Il primo è post-truth, in italiano noi diciamo post-verità. Se vi ricordate, era stato eletto a fine 2016 come parola dell'anno dagli Oxford Dictionaries, che è né più né meno che uno studio della ricorrenza delle parole più utilizzate e diciamo introdotte, non necessariamente nuove, ma introdotte con più forza nel dibattito pubblico. Lì vedete lo studio appunto degli esperti degli Oxford Dictionaries e vedete che le punte della presenza della definizione dell'aggettivo post-truth nel dibattito mondiale sono esattamente quelle del referendum, della campagna referendaria della Brexit e della campagna preelettorale americana. Cosa significa post-truth? Perché anche lì c'è stato un grande allarme, c'è molto allarmismo relativo al problema delle fake news. Si è detto non esiste più la verità, non esistono più i dati, non esistono più i fatti. Non è esattamente così. Post-verità significa che oggi nel dibattito pubblico il rischio grosso che corriamo è che i fatti obiettivi, i dati, siano meno influenti nell'orientare la pubblica opinione di quanto non lo siano gli appelli all'emotività e alle convinzioni personali, i pregiudizi, diciamo tutto quello che ci connota come cittadino e che ci identifica per le nostre scelte. Credo che suoni familiare, è qualcosa con cui abbiamo a che fare tutti i giorni. Quindi il primo punto da smentire, post-verità non vuole dire non c'è più la verità. Purtroppo nel dibattito mediatico molte volte abbiamo assistito a un travisamento di questa definizione. E poi c'è l'altra mia definizione preferita, questo sostantivo composto meraviglioso, fake news, che vuol dire notizie false e che è in circolazione da quanto è in circolazione il mondo dell'informazione. La vignetta che vi ho messo sotto risale al 1894, sono giornalisti americani che girano spacciando disinformazione, quello al centro non lo potete leggere, c'è scritto fake news. Quindi non è una parola nuova, non è un'invenzione di oggi. Le bufale esistono, io l'ho raccontato, ho scritto un libro recente con Feltrinelli che si intitola Il falso e il vero e parte proprio con una carrellata storica. Possiamo partire con la donazione di Costantino, siamo a Roma, c'è il Vaticano, ci sta bene citarla. Viene smentito da un filologo, Lorenzo Valla, secoli dopo. Intanto la Chiesa ci basa, ci fonda il suo potere temporale. Le bufale non sono una cosa di oggi. Cosa c'è di nuovo oggi? C'è che vengono usate come una weapon of mass destruction, vengono usate come un'arma per contestare tutto quello che dicono i nostri opponenti. Ricordate, post-verità vuol dire ci basiamo sulle nostre convinzioni e opinioni personali, non sui fatti. Di conseguenza, per contestare quello che dicono i nostri avversari, il modo migliore è accusarli di diffondere fake news. Questa è la prima conferenza stampa di Donald Trump appena insediato presidente negli Stati Uniti. Lui sta dicendo "You are fake news" ai colleghi della CNN. Perché? Perché facevano domande, come dire, non di suo gradimento. Quindi quello che succede è che il dibattito sulle fake news è stato completamente decontestualizzato e c'è stata una parte, soprattutto politica, che se ne è appropriata in modo, oserei dire, violento. È come se il dibattito sulle fake news diventasse a un certo punto una fake news, no? Per cui c'è una specie di cortocircuito in questa discussione. È un discorso che nasce viziato ed è questo stesso dibattito vittima di quello che è un meccanismo, ahimè, drammatico che connota la nostra democrazia odierna, che è la polarizzazione. Cioè chi appartiene a schieramenti diversi si radica sempre di più sulle proprie opinioni, ci sono studi sociologici che lo dimostrano, si radica e non va ad ascoltare le opinioni degli altri. Un attimo, Gabriella, che accogliamo la ministra. Grazie.
Dunque, ecco, siamo nel momento in cui affrontiamo il perché non voglio più usare la definizione fake news, ma preferisco usare la definizione con gli asterischi, per quanto possa fare un po' ridere. Il motivo è che questa definizione è molto semplicistica e viene contestata, soprattutto da persone che se ne occupano, diciamo, nel proprio quotidiano, nell'attività di ricerca, nell'attività giornalistica. Inizia con diciamo, l'inizio stesso del 2017, quando ci si accorge che Donald Trump sta manipolando questa, diciamo Donald Trump perché è l'esempio più evidente, però è un atteggiamento diffuso in maniera piuttosto trasversale. Quando ci si accorge che la politica si sta appropriando di questa definizione usandola in modo strumentale, si inizia a cercare di capire cosa sono queste benedette fake news e perché non le possiamo chiamare fake news. Ci sono una serie di esperti di digital media, di cui forse qualcuno di voi ha sentito parlare, ha seguito un attimo lo scambio di opinioni. In particolare tre: abbiamo Dana Boyd, abbiamo Claire Wardle e Jose Interaction, che nel corso dell'anno che si è appena concluso si rimpallano un po' la conversazione e iniziano a dire: va bene, ok, abbiamo questo problema delle fake news, cerchiamo di capire che cos'è, cerchiamo di capire perché fake news non può andare bene, è un concetto limitante e soprattutto che può essere travisato e strumentalizzato. Quindi abbiamo Dana Boyd che inizia a parlare di information war, quindi iniziamo a spostare il focus, non siamo più semplicemente sulle bufale, ma siamo su tutta l'infosfera, la sfera dell'informazione. Si inserisce Claire Wardle, di cui parleremo dopo, che è una ricercatrice di Harvard, che introduce la distinzione tra disinformation e misinformation. Questa è cruciale perché ci fa capire che c'è la disinformation, che è informazione sbagliata creata e somministrata volontariamente, quindi con la volontà di ingannare, e misinformation, che è mia zia che rilancia la bufala in cui è cascata a pie pari e che non sa riconoscere per quello che è, quindi involontaria, in cui in qualche modo chi la rilancia è esso stesso una vittima, no? E arriviamo a fine 2017, inizio 2018, con la configurazione di questo dibattito intorno all'idea di information pollution, quindi inquinamento del sistema informativo. Quindi vedete come si è allargata la bolla. Perché è così importante? Perché non stiamo più parlando solo di fake news, che possiamo tradurre come bufale. Noi in Italia le chiamiamo bufale, anche questo è molto semplificativo come concetto. Continuiamo a usarlo per comodità, però guardate questa matrice di analisi che è stata creata da Claire Wardle, di cui vi dicevo prima, in cui sostanzialmente cosa succede? Che vengono messi insieme due fattori principali. Una è la forma assunta dall'oggetto, dal pezzetto di informazione. Quindi abbiamo il pezzo di satira, abbiamo il contenuto falso, quindi la bufala, e varie altre, diciamo, situazioni intermedie, e poi abbiamo il motivo sotteso alla creazione di questo brandello di informazione, e lì possiamo andare, diciamo, se incrociamo le due assi, possiamo andare dall'esempio più innocuo, che è la satira pura e semplice. Pensiamo a Lercio in Italia, no? Lo conoscete più o meno tutti. Quindi è un sito che ha come puro intento quello di fare delle parodie, fare della satira, mettendo degli indizi ben precisi, in modo tale che chi legge, in teoria, è in grado autonomamente di capire che si tratta di una presa in giro. Però abbiamo anche delle situazioni molto più complesse, più compromettenti, come ad esempio quello che lei chiama il false context, scusate, che in italiano tradurrei come falsa contestualizzazione. Allora, vedete tutte quelle V, no? Il false context innanzitutto è un esempio di scarso, di giornalismo povero, di giornalismo inadeguato, che può essere fatto involontariamente o volontariamente per far travisare i contenuti al lettore. Vi faccio un esempio: naufragio nelle acque del Mediterraneo, notizia vera, numero dei morti vero, inserito in un contesto in cui vengono citate a casaccio, senza fonti e in maniera completamente decontestualizzata, dati sulla presunta invasione di cui l'Italia sarebbe oggetto. Bene, questo è un esempio di disinformazione, di cui però dobbiamo essere in grado di analizzare i pezzetti, i brandelli. Non possiamo dire semplicemente this is fake news, è qualcosa di più complesso, più pericoloso. Perché noi conquistiamo la fiducia del lettore dicendogli una cosa vera. C'è stato il naufragio, l'abbiamo visto su tutti i TG, è provato, è un dato.
ma questi dati veri vengono mischiati con dati rimaneggiati, decontestualizzati e con sotteso uno scopo di propaganda. Quindi capite perché se parliamo di fake news siamo completamente fuori strada. Il moltiplicarsi di queste, diciamo, di queste categorie e queste modalità di diffusione delle fake news ha fatto sì, per fortuna, che di information pollution ormai si discuta a livello globale. Qui vi ho dato solo un esempio. Io ho un'associazione che si occupa di fact-checking educativo e collaboriamo con una realtà che si chiama International Fact-Checking Network, ha sede negli Stati Uniti. E una delle cose che fanno è mappare e dare, diciamo, un patentino di autenticità a quelli che noi chiamiamo le associazioni di fact checkers, di verificatori delle notizie. Quindi c'è un codice di condotta, c'è una, come dire, una struttura ben precisa da seguire nell'analisi di una notizia, c'è un vincolo di imparzialità, quindi non si può essere legati a un'istituzione o a un partito politico. Vedete come si sono moltiplicati in tutto il mondo. C'è stato un picco iniziale negli Stati Uniti, ma adesso è un problema che effettivamente sta raggiungendo tutti i paesi e tutte le aree del mondo. Bene, date le dimensioni del fenomeno, a questo punto ci dovremmo farci una domanda. Abbiamo detto che le fake news ci sono in circolazione da sempre, ma perché sono esplose adesso? Perché c'è stato questo boom di un problema che è vecchio come l'età dell'informazione, insomma. A me piace citare questo signore che assomiglia un po' a uno Steve Jobs d'altri tempi, insomma, sia per cervello che per aspetto fisico. È Robert Bosch, nella vita faceva qualcosa di completamente diverso, non credo di dover spiegare cosa. E una delle sue massime preferite era: preferirei perdere soldi che perdere la fiducia. E vi assicuro che non ci siamo messi. Abbiamo parlato, si accende? No. Si accende? No. Abbiamo scelto entrambi di parlare di fiducia. Questo è d'accordo? Sì. Abbiamo scelto entrambi di parlare di fiducia perché il problema essenziale che dobbiamo affrontare non è tanto il introduciamo strumenti legislativi per bloccare il flusso delle fake news, WhatsApp che dice sviluppiamo dei software che permettano di intercettare le catene di Sant'Antonio, va tutto bene, se non affrontiamo lo snodo fondamentale che è la perdita di fiducia, non è una parte. Qui diciamo che gioco un po' in casa perché ho deciso di riportare una slide di un precedente testo dell'OCSE, ma semplicemente per farvi notare, questo in realtà è qualcosa di apparentemente diverso, parliamo di public governance, parliamo di public trust, ma guardate i temi su cui la perdita di fiducia si concentra: tasse, migrazioni, business, clima e scienza. Sono i temi che sono. Sono i temi centrali che vengono sfruttati dai produttori di bufale, no? Sono i temi intorno a cui si catalizza la creazione di disinformazione. È un problema universale. Sappiamo che tutte le indagini ci dimostrano che c'è un crollo di fiducia nelle istituzioni, nei media, nella scienza. Qui questo è il sondaggio Demos fatto dalla Repubblica il dicembre scorso. La cosa che mi fa un po' sorridere è che gli unici diciamo che si erano leggermente recuperare in corsa sono i sindacati, e in parte diciamo un terzo intervento. Se fossi un bufalaro direi che c'è un complotto in atto. No, è semplicemente indicativo per far capire che tutte le istituzioni e tutte le autorità, altra parola chiave, quella l'autorevolezza, no? Stanno subendo un declino che apparentemente è inarrestabile. La stessa cosa avrei potuto riportarvela per gli Stati Uniti, ci sono dei dati del Pew Research Center che sono forse più drammatici di quelli italiani. Quindi
fiducia, autorevolezza. Quando mancano questi due elementi, si apre lo spazio per qualcosa che è quello che noi comunemente definiamo fake news, quindi disinformazione e misinformazione. Perché deve interessarci qui e oggi? Perché nel triangolo diciamo degli attori che gravitano intorno all'infosfera, quindi la diffusione dell'informazione digitale, noi spesso ci dimentichiamo che sì, abbiamo i media, abbiamo le piattaforme a cui tutti danno la responsabilità e vorrebbero che intervenissero di più, eccetera, ma abbiamo anche le istituzioni. E le istituzioni non sono semplicemente intervento legislativo, alcuni si spingerebbero fino a dire censorio, perché c'è anche questo effetto di ritorno, no? Se interveniamo in maniera troppo pesante, allora si rischia che qualcuno gridi alla censura. No, ma le istituzioni fanno anche principalmente disseminazione, creano contenuti, producono informazione. Quindi è importante capire delle strategie che abbiamo in atto oggi per contrastare le fake news. Cioè, abbiamo avuto questa ubriacatura di 2 anni, questo dibattito di 2 anni, ho cercato di mostrarvi. Sì, forse è meglio se non lo uso. Come ho cercato di mostrarvi. Un dibattito che è stato pesantemente influenzato da un errore di fondo, quindi non approfondire, non capire di cosa stiamo parlando. Che strategie abbiamo? I dibattiti che sono usciti in svariati paesi, abbiamo la Francia, la Germania è stata in modo ripresa, anche in Italia ne abbiamo parlato, che si concentrano però su un aspetto normativo, diciamo, dei contenuti e delle relazioni. Piattaforme, quindi responsabilizzare le piattaforme, responsabilizzare i media. Poi ci sono approcci più propositivi, come fare più media literacy, diffondere lo spirito critico, eccetera, eccetera. E poi abbiamo i gruppi della società civile, diciamo, che fanno fact checking, verifica delle notizie e che si stanno concentrando sempre di più sull'automazione, quindi creare dei software in grado di filtrare e dare una ripulita a questo cielo delle notizie. È sufficiente? Io credo che non lo sia, una cosa di cui non si parla abbastanza, scusate, io lo spengo perché sennò sembra veramente che un mal di testa. Pare che ci sia un conflitto con il file interno, quindi possiamo spegnere magari un parcheggio. Io però sono online, ma vabbè, facciamo che spegniamo dopo che io ho finito, mi alzo se non mi sentite. Il problema vero qua è che non abbiamo mai ragionato su come questo deve essere in realtà un cerchio che si autoalimenta. Cioè, se ci pensate, le fake news nascono dalla mancanza di fiducia e si alimentano con la creazione, andiamo a cercare un'informazione altra, che è l'informazione confusa, manipolata e copiante. Questo lo vedete anche voi nella vostra azione quotidiana. Nel momento in cui la gente non si fida, non vi crede, non viene a cercare sulle vostre piattaforme di contenuti, va a cercare altro. Non vi dicono che non trovate questa informazione perché la stanno nascondendo, no? Quando c'è un, come dire, un glitch, un errore di comunicazione tra questi due punti, punto A e punto B, si genera poi questo cerchio, diciamo, vizioso che impatta a sua volta sulla fiducia. Cioè la gente non si fida, va a cercare altrove, trova informazione avariata che a sua volta conferma il suo pregiudizio sul fatto che voi pubblica amministrazione non siete autorevoli, non rispondete alle domande, eccetera, eccetera, e si erode ancora di più la fiducia nelle istituzioni. Quindi è chiaro che voi, le pubbliche amministrazioni, le istituzioni, siete il terzo protagonista di cui nessuno parla mai, se non per dire ma il governo non deve intervenire con strumenti legislativi. Certo che lo strumento legislativo è in qualche modo l'ultima ratio, è qualcosa che anzi può avere un rischio di come dire backfire effect, quindi di avere una specie di effetto boomerang, ma se noi ci concentriamo sul fatto che voi siete parte integrante di questa sfera dell'informazione e siete colpiti, grazie, in maniera diretta dalla perdita di fiducia da parte del cittadino, allora è chiaro che l'intervento legislativo non può essere l'unico intervento possibile, ma bisogna concentrarsi su qualcosa di diverso. Adesso la domanda finale con cui io concludo è che cosa? Perché insomma bisognerà pure dare una. Dobbiamo spostare il baricentro della conversazione, smettere di parlare esclusivamente in termini punitivi e cercare di capire, perché è urgentissimo, come ricostruire questa fiducia che ormai si è persa. No? Evitare soluzioni semplici. Io qua vi ho dato un centesimo di quello che è il dibattito sulle fake news. Non abbiamo affrontato il problema dei cambiamenti cognitivi di cui stiamo
vittime e oggetto con l'era digitale, non abbiamo affrontato una marea di altre parti fondanti di questo macro problema. Dobbiamo imparare a farci domande nuove, cioè non dobbiamo continuare a rispondere dicendo è colpa di Facebook, è colpa delle piattaforme, è colpa del governo, è colpa... No, cioè questo è un problema epocale, perché è un problema di cambiamento del nostro modo di informarci e del nostro modo di relazionarci alle strutture sociali. Il problema è quanto sappiamo, ancora troppo poco, perché non sappiamo come si diffondono nella realtà queste fake news, perché? Perché le piattaforme non ci danno dati. Sono molto molto, come dire, di braccino corto nel farci capire, nel condividere dati interni che potrebbero ad esempio farci capire gli interventi che mettiamo in atto come verificatore delle notizie. Vanno a intersecare lo stesso pubblico che si alimenta delle bufale? Non abbiamo ancora una risposta certa. Non sappiamo quali sono i processi cognitivi nell'era digitale. Non sappiamo se la nostra soglia di attenzione sia effettivamente abbassata, se sì quanto. Quanto tempo spendiamo per assorbire una notizia, come è cambiato proprio il modo di ragionare del nostro cervello e quindi non sappiamo a maggior ragione la fiducia, i meccanismi di costruzione della fiducia, come sono cambiati. Quali obiettivi? Io dicevo all'inizio ho un approccio da ricercatrice, ma anche molto pratico perché sono una giornalista, quindi in primo luogo reti di collaborazione multidisciplinare, dobbiamo portare a bordo neuroscienziati, psicologi cognitivisti, data analyst, esperti di tecnologie, giornalisti, bisogna lavorare insieme perché questo è un problema che non riguarda solo la diffusione del meme online, ma riguarda qualcosa di molto più profondo. Dobbiamo raccogliere analisi e dati a livello transnazionale, l'OCSE è uno, come dire, degli interpreti principali a questo livello, perché non possiamo più andare avanti con analisi settoriali, è un problema transnazionale, è un problema globale e servono analisi e dati globali. Dobbiamo elaborare buone pratiche e disseminarle in maniera efficace e anche abbastanza rapida. Volevo concludere con una citazione di un libro che per me è determinante per capire la gravità del problema, non per spaventarvi, ma per farvi capire che non stiamo parlando solo di, appunto, della bufala sulla patente agli immigrati. C'è un libro che è uscito l'anno scorso di Cass Sunstein, che è un giurista, è stato consulente di Obama ed è uno dei massimi esperti anche a livello legale del tema della disinformazione. Lui ha scritto un libro che si intitola Hashtag Republic, lo trovate anche in Italia, credo sia tradotto dal Mulino. La sua teoria è molto semplice. Come funziona una democrazia? Una democrazia funziona sul confronto tra persone come noi oggi che possono avere, siamo 100 in una sala, 100 idee diverse su come affrontare un problema e arrivare alla soluzione. Il processo deliberativo avviene ascoltando e elaborando la migliore soluzione al netto degli estremismi e di quello che non è accettabile, per cui saremo tutti mediamente contenti. In un contesto in cui le fake news, la polarizzazione e la mancanza di fiducia nell'interlocutore fanno sì che ciascuno di noi sia nella propria piccola camera dell'eco e ascolti solo quello che gli altri dicono, che conferma le sue opinioni, non c'è più il dialogo. Se non c'è il dialogo, non c'è il confronto. Se non c'è il confronto, salta la base della convivenza democratica. Quindi quello che è a rischio non è semplicemente la figura del social media manager che viene licenziato perché si lascia prendere da un attimo di rabbia e risponde male al troll di turno. No, imparare a comunicare in maniera corretta e introdurre buone pratiche per ricostruire la fiducia potrebbe diventare veramente una chiave per invertire questo flusso e provare a salvare quello che resta della nostra democrazia. Io ho finito, vi ringrazio, scusate i problemi tecnici.